Edoardo Rixi, vedo vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Pensi a Genova molto spesso? Beh sì, alcuni mi dicono anche troppo, però credo che Genova sia il primo scalo del paese, ha necessità infrastrutturali dovuti a ritardi trentennali sui collegamenti. Oggi è una delle aree del paese che ha più investimenti sulle infrastrutture, ma anche più necessità di far presto ad avere collegamenti, soprattutto ferroviari, ma non solo, anche la situazione autostradale oggi da noi è complicata per collegare il più grande scalo alle aree industriali che sono in pianura padana. Senti, si parla oggi di rivoluzione, grande rivoluzione del porto, sarà finalmente il momento in cui tutti i progetti andranno avanti? Io ritengo che l'investimento più importante sia la diga e il porto in linea sulle banchine di San Pier d'Arena. Tutto il resto sono altre attività che però non devono andare a inficiare quella che deve essere una progressiva infrastrutturazione a terra delle attività portuali, perché non basta portare i container sulla banchina, bisogna poi avere la capacità di portarli nei mercati di riferimento. Quindi quello che io guardo oggi è l'attraversamento dell'Appennino e delle Alpi. Senti, fra qualche giorno, il 25 di aprile, sarai qui? Io sarò in montagna, perché i miei mi hanno insegnato che il 25 aprile si sta in montagna. Questa è una bella risposta. Comunque, come vedi questa... Ma io credo che questa ricorrenza per Genova sia una ricorrenza importante. Stamattina lo celebravo in Ente Bacini, che mi sembra un luogo simbolico, proprio per quei bacini furono salvati il 25 aprile con la liberazione, grazie a un accordo anche con le truppe di occupazione tedesca, che si arresero i partigiani, unico caso in Europa di una grande città, senza far brillare le mine, nonostante che avessero avuto ordini precisi dal comando generale delle forze armate tedesche di demolire tutte le installazioni portuali. Quindi questo vuol dire che dopo 3 anni di odio, di rappresaglie e di divisioni, forse il CNL e il Comitato di Liberazione Nazionale ebbe la lucidità, insieme a tutti gli altri componenti, alla curia, anche alle truppe di occupazione tedesche, di salvaguardare un bene comune, grazie anche ai tanti lavoratori che si sacrificarono sotto i bombardamenti in porto per sminare, e quindi oggi noi abbiamo il più grande porto del paese, anche grazie al fatto che quel 25 aprile non fu fatto esplodere. Senti, un'ultima battuta: è vero che rimproveri spesso Bucci? No, io Bucci lo vedo il sindaco giusto in una città di come Genova, che ha bisogno ogni tanto di essere spinta come un elefante seduto sulla sabbia. Quindi diciamo che ogni tanto lui butta il cuore molto oltre l'ostacolo. Credo però che in questo momento quello che a me interessa è il completamento delle opere e attivare tutti i cantieri, sia per creare posti di lavoro, ma sia perché abbiamo aspettato troppo tempo. Noi siamo 20 anni che aspettiamo un treno veloce per Milano. Mi auguro che nel 2026, come ha detto anche il ministro Salvini in audizione in Parlamento, avremo un treno che ci porterà a Milano con meno di un'ora. Buon lavoro. Grazie. Vice ministro.